Allora, ciao a tutte, questo è il mio primo video, sono emozionatissima, ok, era tanto che volevo farlo e non sapevo come iniziare, cosa fare, vabbè, allora siccome sono di 8 settimane, aspetto una bimba, ho pensato di farvi vedere cosa ho comprato per la detergenza della bimba. Prometto che allora, ho già preparato praticamente la valigia, quindi parecchie cose sono là dentro. E di vestiario mi hanno regalato quasi tutto, cioè bodini, magliettine, pagliaccetti, pigiamini, mi hanno regalato tutto, copertine, tutto. Ho comprato solo una coperta da Ikea perché mi piaceva, vabbè, e basta. E io ho comprato solo le mutandine perché nel mio ospedale vogliono magliette e mutandine. Quindi solo quelle gli ho comprato e basta. Poi per il resto mi è stato tutto regalato. Quindi ho detto: vabbè, che cosa. E anche qualche sapone mi hanno già regalato, però insomma, io ci tengo un po' al fatto che siano bio, perlomeno il più possibile, ok? E quindi mi sono ricomprata tutto io, diciamo. Perché mi hanno regalato delle cose della Kiko che ho visto che sono abbastanza buone, ecco, non è che sono proprio, cioè, contengono delle schifezzine, però pochissime, poche, insomma, quindi comunque quelle le userò. Poi se vedo che gli fanno reazione, ok, le userò io e pazienza. O mio marito, perché mio marito gliene frega niente, io invece tutto, anche quando mi lavo io, shampoo, bagno doccia, tutto, tutto bio, però vabbè, insomma. E niente, allora, la spesa che ho fatto l'ho fatta da acqua e sapone. E niente, perché ce l'ho vicino casa e quindi poi siccome adesso io giro prettamente con mio marito, cioè non vado in giro da sola, cioè, cerco di non andarci in giro da sola, di prendere la macchina perché ho pure un po' paura, insomma, vivo in un paesino tranquillo, insomma, però non si sa mai. E quindi mi faccio sempre accompagnare, quindi questo avvicino e non è fornito, cioè, non è fornitissimo rispetto a magari qualcun'altra che sento che da questo sapone compra magari della stessa marca, però delle cose più, non dico più nuove, però boh, più diverse, insomma, più varie. Ok, allora. Ho sentito parlare benissimo di queste salviettine, le Baby Clean, ok, e che sono per il cambio dei pannolini, ok, e sono certificate ICEA, ok. Quindi, allora, ne ho comprati due. Allora, la prima volta costava, a prezzo pieno, costano 1,99 euro. Invece stavolta sono andata e siccome un'altra me la volevo portare per l'ospedale, no, l'ho ricomprata e era scontata al prezzo di 1,49, quindi yeah, perfetto. Poi volevo anche, io ancora ho preparato praticamente le due valigie, la mia e della bimba, e non ho ancora preparato, ce l'ho, ma non ho ancora preparato la borsa fasciatoio, quindi non ho né lavato il fasciatoio portatile né niente, non l'ho. Però volevo comunque cominciare a comprare qualcosa da metterci per portarmi dietro. Volevo delle salviettine, quindi più formato un po' più piccolo. C'erano solo queste della Fria, nel senso che la Fissan non mi piace, la Pampers non mi piace e anche altre marche, insomma, comunque non preferisco non comprarle. C'era questo della Fria che si abbelli, vediamo se si mette, se si legge, ok, con latte integrale e di riso. Dermatologicamente testate, senza parabeni e PEG free. Ok, allora io non sono esperta di ICI, però ho sollevato l'etichetta, scomodissima perché sta sotto qua, quindi tutte le volte per leggere, a parte per cercarla, un po' per leggerla è un'impresa, la gente mi guarda pure male, dico oddio, penserà che sono pazza da cercare a girare questa cosa. Allora, non mi sembrava male, nel senso che io non ci capisco niente, nel senso, se non ho il biodizionario a portata di mano,
Non è che leggendo, capisco. Però, insomma, a una prima letta così non ci ho fatto tanto caso. Vado a casa e la prima cosa, mi casca l'occhio sulla terza riga con scritto Dimeticone. Quindi ho detto, ok, queste fanno schifetto. Nel senso, devo ancora controllare tutti gli altri ingredienti. Ah, poi su internet, su le applicazioni dell'iPhone o comunque degli smartphone, ho scaricato quella che si chiama Beautiful e anche un'altra che l'ho scaricata stamattina. Non mi viene il nome. È verde, si chiama È Verde. Ok, dove tu praticamente inserisci o il nome del prodotto o fai la foto al codice a barre o scrivi il codice a barre e ti danno, ti dicono innanzitutto tutti gli ingredienti di lato, quanto sono accettabili, se sono ottimi, pessimi, insomma, e via dicendo. E ti danno anche una recensione, insomma, degli utenti che comunque usano quell'applicazione, quindi è relativa, insomma. Però l'ho trovata molto utile e ancora devo farla su questa, perché questa in realtà non ho trovato, inserendo il codice non l'ho diciamo trovata. E poi ho visto che sullo scontrino c'è scritto Fria salviette baby aloe e mi sembra di averlo letto come no, perché tu puoi fare la ricerca anche con il nome del prodotto. Io ho inserito Fria baby. Però Fria Baby e poi magari poteva esserci scritto latte integrale di riso, non c'era scritto, però mi sembra di ricordare che c'era questa cosa dell'aloe, quindi proverò ad andare a riguardare cosa dicono, insomma, se c'è questo prodotto e che cosa dicono. Comunque c'è il Dimeticone, quindi aiuto, e le altre cose non le ho controllate benissimo. Vabbè, poi, allora, mi hanno regalato, vi dicevo, tante cosucce, tra cui anche due ciucciotti, un portaciuccio e due biberon. Quindi io penso che, insomma, voglio dire, sono all'ottavo mese, ancora, insomma, queste cose poi, quanto comprarne, dove, come, magari andando avanti, insomma, le posso acquistare. Quindi ho detto, non mi riempio di cose subito, perché poi magari non gli piace un certo tipo di ciucciotto, la tettarella, oppure mi trovo scomoda ad avere uno o un altro, insomma. Quindi a seconda di come vivrò questa cosa, poi mi comprerò le cose di conseguenza. Allora, vi faccio vedere che. Allora, mi hanno regalato il ciuccio e due ciucci, vabbè, però ne porterò in ospedale uno con la catenella col portaciuccio, rosa, bellissimo, della Chicco. E mi mancava il portaciuccio, nel senso che io questo l'ho disinfettato e l'ho messo dentro una bustina di quelle di plastica, e di quelle per la conservazione nel freezer. Mi mancava il portaciuccio. Da questa fone, appunto, dico, non c'è questa grande scelta, anche se la marca Neo Baby non è una marca sconosciuta, però non c'era tutta questa varietà di portaciuccio. In realtà c'era soltanto, scusate il mio romano, c'era soltanto questa per femmina e celeste verdino con Pinocchio, questa cappuccetto rosso con Pinocchio per il maschio. Stop. Cioè, non c'erano altri portaciucci fatti in questo modo, quindi che tu lo inserisci dentro e poi te lo puoi attaccare o te lo puoi portare in borsa, insomma. E quindi, vabbè, ho comprato questo che non è bellissimo, ma insomma, poi questo mi serve per portarlo in ospedale. Io in ospedale non so quanto caos ci sarà, perché magari sto in stanza con altre persone, quindi ho detto vabbè, ne compro uno così alla buona. E questo l'ho pagato allora l'avevo visto, allora, 2,99 euro. Ok, va bene, quindi è questo qui. Mentre ho visto, però non c'era questo rosa, mi sembra che c'erano sul giallo, sul verdino, sempre da quel sapone. Il ciuccetto che ora sta qua dentro, sterilizzato, della Chicco, questo qua rosa, questo piccolino, e mi sembra anche questo, non rosa, ma insomma un altro colore, ma dello stesso tipo. Semmai, se rivado da quel sapone, ci faccio un salto,
Vi faccio, vi linko giù di sotto quanto costa, insomma, ma non lo so, non l'ho guardato perché tanto ce l'avevo e dico ok. Allora, poi altre cose. Ok, allora ho preso. Non ho trovato altre marche, per questo dico che io vedo marche in giro di acqua, insomma, che in acquasapone si comprano magari delle marche più conosciute, però non lo so, non l'ho trovate per i deligenici multiusi, le traversine. Ok? C'erano queste qua, Onyx Baby, che è una marca sconosciuta, e l'ho già aperto perché praticamente due me li voglio portare, me li sono già messi in valigia per me, perché magari se quando mi danno il bambino, perché in ospedale se lo tengono al nido e me lo danno parecchie volte al giorno, però comunque magari nelle volte in cui me lo danno lo devo cambiare, allora io già mi porto, c'è già lì il fasciatoio, magari te lo danno loro l'occorrente, non lo so, però io due me le sono volute portare e quindi l'ho già aperto, anche per vedere come erano fatte, perché poi c'è scritto la misura 60x60, ho detto oddio, ma magari sono enormi, invece no, sono normali, insomma, no, non sono, insomma, non la prodotta, ma insomma mi piace anche molto la fantasia, sono morbide. E vediamo come poi mi ci troverò. Ok, poi per la pulizia del nasino, che non so se vada fatta subito, ma non credo, insomma, perché non lo so, però ho comprato questo della Narinel, che non era in offerta, era in offerta un'altra marca, però poi ho sollevato l'etichetta, ho visto che rispetto a questo non costava tanto di meno o di più, mi sembra, però poi le ricariche costavano più di quell'altra rispetto alla quantità. Ho detto vabbè, io compro questa marca e così poi anche non è che mi è sembrato un costo eccessivo. E poi le ricariche ancora non le ho comprate perché qui ce ne sono due, ma non so se lo userò subito perché, e quindi alla fine ho detto faccio sempre in tempo a comprarlo dopo, e quindi intanto però questo me lo sono comprato. E questo della Narinel costa prezzo pieno 6,90. Ok, poi però invece mi sono comprata la soluzione fisiologica sterile di acqua di mare. Questa è per l'igiene giornaliera. Ho letto, allora, cosa contiene? Contiene 100% acqua di mare isotonica diluita sterile. E questa soluzione isotonica ho letto ieri su internet, che serve per l'igiene quotidiana. Quindi non, mi sembra di aver capito, non quando c'è un'otturazione vera e propria, insomma. Però ho detto, sti cavoli, insomma, all'inizio non è che ci starà chissà che cosa. E perché quell'altra non è isotonica, ma è ipertonica, mi sembra. E quindi quella serve per quando magari c'ha il naso proprio otturato, però ho detto vabbè, intanto le compro, perché questa invece per l'igiene normale quotidiana potrei utilizzare, insomma, spesso e subito. E l'ho pagata 3,99 euro. Ok, anche questa marca sconosciuta, Care for You Baby, non l'ho mai sentita. Ok, però c'era solo questa e ok, l'ho presa. E poi, allora, per la bimba, scusate, da quel sapone ho finito e ho comprato, vabbè, allora, per me ho comprato questo come, insomma, deodorante da portarmi in ospedale al lume di Rocca della Natura Amica. Ok, l'ho preso roll-on perché l'ho sentito parlare benissimo di questa marca. Ho preso due deodoranti di questo tipo, non roll-on ma spray. Il problema è che allora la prima volta mi si è rotto il tappuccetto sopra e rinfilandolo nella secchietta non spruzza più, e quindi ho detto vabbè, ok, ne ho comprato uno fallato. L'ho ricomprato sempre spray. Il problema è che, ok, uso, a parte che non esce spray, ma esce uno schizzetto, quindi insomma, bagnato, non è una cosa bellissima. E dopo un po'
non spruzzava più, cioè dentro c'era, ma non spruzzava più. L'ho accantonato e dopo un po' l'ho ripreso e ho visto che ha fatto tutto praticamente credo che sia uscito tutto il talco, perché praticamente l'ho aperto e c'erano tutti i pallini bianchi, quindi è uscito tutto il talco e rifunziona, diciamo. Quindi dico ok, mo fino a che boh, mi rifunziona, lo provo a usare. Però intanto mi sono comprata questo del roll-on, questo roll-on, e che spero non mi dia gli stessi problemi, cioè non sia troppo, lo sento troppo liquido, vabbè, però comunque spero che sia buono. E l'ho pagato, questo costa, purtroppo costa, l'ho pagato 4,90 euro, però che dobbiamo fare? Allora, conservante naturale, allora, non è certificato, anche di qua, isomaltilionone, oh my god, spero, vabbè, non fa niente, comunque, scritto zero alcol, zero alluminio cloridrato, zero parabeni, ok, vabbè, non è bio, però, insomma, ci si avvicina. Poi, sempre per me, da quel sapone, ho comprato. Allora, due mie amiche mi hanno consigliato per il postpartum. Non ho comprato le mutande di rete, ma ho comprato queste dell'Atena Lady. Allora, mi hanno consigliato queste, però io, siccome ho paurissima del flusso, perché già di mio, senza essere incinta, ce l'ho abbondante. Non è che mi duri tanto, però comunque. I primi giorni, il secondo giorno è abbondantissimo, quindi ho paura adesso come sarà. Quindi ho detto, ho visto queste mutandine, ho detto sì, saranno pratiche, saranno carine, però boh, magari ho paura insomma di sporcarmi. E quindi ho comprato anche, sempre porterò in ospedale, i pannoloni, i pants. Sempre della Tena Lady. Allora, questi sono, vabbè, taglia M Plus e sono proprio dei pannoloni. Cioè, e poi ho visto che qualcuno di voi li consiglia. Poi li ha fatti vedere. Io non li ho aperti ancora, quindi vedendo un video di voi, ho fatto vedere proprio come sono fatti e mi sembrano belli cicciotti. E quindi ho preso questi. Ok, per magari i primi giorni poi userò quelli, tanto hanno detto che durerà un po' questa cosa, quindi vabbè, vediamo. Ok, per quanto riguarda gli acquisti fatti da questo sapone recentissimi, ho finito. Ora vi faccio vedere quali altri detergenti ho comprato all'Aerospin, perché sempre con mio marito che mi ha accompagnato, fortunatamente ho questo sapone. Da una parte è attaccato, c'ho l'aerospin, quindi ha detto vabbè, dai, prima di andare a fare la spesa accompagnami da quel sapone a prendere queste cosucce. Lui si è annoiato a morte, carino, perché insomma non è un supermercato che gli piace, perché c'è niente da vedere per lui. E però sono andata, lui, mentre faceva la spesa, io ho detto mi sono fiondata al reparto baby, perché so perché appunto l'acquasapone ha una linea che si chiama Natura Bella Baby, che è per i bambini ed è certificato ICEA. Quindi subito mi sono fiondata e ho comprato quattro prodotti per la detergenza e per lavare il bimbo e anche per cambiarlo. Parlo di bimbo, però vabbè, una bimba, perdoni, amore. Allora, ho comprato questa, ci sono solo quattro cose nella linea baby, quindi, e le ho comprate tutte e quattro. Fortunatamente c'erano a prezzo pieno, ma tanto non è che costino chissà quanto, insomma. Allora, questa crema idratante lenitiva. Ok, per pelli sensibili. Certificata ICEA. Ok, con estratti da agricoltura biologica e ok, ho comprato questa. E poi ho comprato la crema all'ossido di zinco, che non ne ho sentito parlare benissimo, ma in realtà non ho sentito parlare benissimo di tutte le creme allo zinco che io non uso. Quindi non so, la mia esperienza personale non ce l'ho su questo argomento. Però
Però mi hanno detto è molto costoso, ho detto vabbè, comunque la compro, nel senso che alla fine, sai, per il cambio pannolino, la compro. Non gliela metterò sempre perché alcuni di voi mi hanno detto no, non, è meglio non mettere sempre le tante creme sulla pelle del bambino, anche perché all'inizio la pelle è sensibilissima. E poi, insomma, lavandolo, penso 5 volte al giorno, insomma, non è che c'ho sempre bisogno di questa crema, anche perché io stessa non è che le utilizzo sempre le creme, quindi insomma, così. E, ok, anche questo certificato CEA, ma come vi ho detto, sono tutti certificati CEA. E questi due l'ho pagati 3 a prezzo pieno, 3,49 euro. Ok, e poi ho comprato quello, la detergenza per il bagnetto. Ho comprato questo qua, bagno delicato, corpo e capelli, sempre con estratto di avena sativa e d'agricoltura biologica. Ok, certificato ICEA, ora ok, certificato ICEA. Quindi questo per il bagnetto, ne ho comprato uno perché insomma adesso le cose le compro un po' per volta, non mi va di riempire casa di troppe cose, che poi magari non gli piace, non gli va bene, che mi tocca buttarle, queste cose non mi piacciono. E poi ho comprato il detergente delicato mani e sederino. Ok, quindi questo proprio per il corpo, con estratto sempre di avena sativa e sempre certificato ICEA. Allora, questi due li ho pagati ognuno 2,99 euro. Ok, quindi allora diciamo la mia spesa è finita per la bimba. E niente, come vi dicevo, non so se adesso magari farvi anche una carrellata di come ho sistemato le cose per la bimba, però in realtà adesso i cassetti sono vuoti perché la maggior parte delle cosettine sta in valigia, nel senso che poi vabbè sì, mi sono rimasti parecchi pagliaccetti, insomma, che non è che porto tutto, anche perché partirò ad aprile, metà aprile. Già quando sono andata adesso a visitare il reparto faceva stracaldo e io adesso ho i calori, non lo so, quindi ho detto vabbè, tanto insomma, quindi gli ho portato giusto due pagliaccetti, ma due tutine, ma così, giusto per stare tranquilla. E niente, però vi volevo fare un video sulle cose che mi hanno regalato. Ma ci sono state proprio un'amica di mia mamma, tipo, mi ha fatto delle cose a mano bellissime, cioè che quindi wow. E poi anche altre cose morbidose, insomma, poi magari vi farò un video su questo, insomma, su queste cosine qua. Allora, per il momento è tutto, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, scusate, sono emozionatissima. Sono romana, quindi la mia dizione lascia un po' a desiderare, magari mi mangio un po' le parole, forse parlo troppo di fretta, scusatemi. E niente, per il momento questo è tutto, ciao!